stata una partita nel primo tempo un po' bloccata, no, il Mantova aveva un po' più possesso palla, ma credo che poi il pari ce lo siamo strameritato e forse nel finale abbiamo avuto due grandi occasioni, se eravamo un po' più freddi e un po' più lucidi, secondo me potevamo anche vincerla in quella ripartenza, però era una partita in equilibrio, nel secondo tempo i ritmi sono cambiati, noi abbiamo messo tanti ragazzi giovani con gamba e questo ha dato i suoi frutti, e ripeto, ci sono state due ripartenze clamorose, una che D'Ausilio non ha calciato, l'altra al 92esimo che ha messo questa palla al centro, l'ha messa un po' troppo lunga con messaggi solo dentro l'area, quindi credo che il pari sia meritato da parte della Giana.